19 agosto, giornata mondiale della fotografia. La data è un omaggio a Nicéphore Niépce, che il 19 agosto 1826 produsse la prima eliografia su lastra di stagno 20 x 25 cm, ancora oggi intatta. Gli ci vollero 8 ore e la intitolò La Cour du Dolmen du Gard, vista dalla finestra al Gard. Nel 1839 fu sviluppata la daguerrotipia, ossia la prima vera procedura che permetteva di fissare in modo permanente un'immagine. Dopo l'esposizione, la piastra impressionata veniva sviluppata nella camera oscura attraverso vapori di mercurio, poi fissata con una soluzione di iodio. Il risultato? Un'immagine resistente alla luce rovesciata di color grigio chiaro. Nel 1851 ancora un miglioramento tecnico che permette la riduzione dei costi. Il negativo può finalmente essere riprodotto. Nel 1917 nasce la Box Kodak, la prima macchina fotografica di uso comune. 30 anni dopo arriverà la Polaroid modello 95, la prima a sviluppo immediato. Nel 1970 la Canon segna un record con l'apparecchio più veloce al mondo. La rivoluzione più duratura giunge mentre il XX secolo sta per morire. Nel 1997 Nikon lancia la prima compatta digitale, seguita nel 1999 dalla prima reflex Nikon D1. Poi c'è solo un continuo perfezionamento tecnologico per immagini ad altissima definizione. Gli scatti, manipolabili in ogni aspetto grazie a specifici software, catturano la realtà secondo una luce ormai prigioniera delle nostre emozioni visive.